Uomini e donne. Dopo la registrazione scambio di accuse su Instagram fra Mario e Ida, mi sono rotta il C. E veniamo adesso a parlarvi di uomini e donne e lo facciamo con Ida Platano e Mario Cusitore. Noi ormai ve lo diciamo da tempo. Qui la situazione non è chi sceglierà Ida Platano, ma se sceglierà Mario Cusitore o non sceglierà e che cosa gli risponderà lui. Perché io su questo trono non ho altri dubbi. Secondo noi Pierpaolo Siano viene tenuto sul trono solo per fare innervosire Mario, non ci sono altri motivi. Vi diciamo questo in base alle anticipazioni di Uomini e Donne che abbiamo pubblicato ieri sera. Vi diciamo questo in base a tutto lo svolgimento del trono, ma anche a quello che succede fuori. Infatti, Ida Platano, al contrario degli altri tronisti tradizionali, ha ovviamente aperto il suo account Instagram. In quanto insomma è ovvio che Ida Platano è un volto noto del programma da molti anni, quindi non avrebbe senso chiuderle l'account come si richiede in genere ai nuovi tronisti. E proprio qui viene il bello. È fin troppo evidente che Ida Platano e Mario Cusitore ormai da tempo si stanno mandando frecciate. E che a questo scambio di frecciatine Pierpaolo non interagisce mai, come se insomma non facesse parte di questo gioco. Veniamo quindi all'ultima frecciata. Ossia Ida Platano ha pubblicato un post con un posacenere dove ha scritto sotto: mi sono rotta il C. E nelle anticipazioni di ieri ha rimproverato a Mario Cusitore di essersi rotta di queste continue dichiarazioni d'amore e di volere vedere i fatti e non le chiacchiere. Finita la registrazione di Uomini e Donne, arriva le controrisposta di Mario Cusitore che dice: che sia giusto e sbagliato ho scelto io di seguire quello che mi dice l'istinto e non ascoltare ciò che mi si viene detto dagli altri. Ho scelto io di non essere seguito più in terapie o altro che comunque mi hanno lasciato qualcosa. E come sempre scelgo io per me ora e per sempre, una vecchia amica mi diceva, R.O. la pensai mai a capì, che la gente ti vuole vedere bene ma mai meglio di loro. Che ne dite? Come andrà a finire secondo voi?